Bargellini, che è tutta una storia di movimento vero, grosso, in prima linea rispetto alle condizioni più critiche della società, con rispetto nei suoi confronti, nei confronti del movimento, non soltanto di chi lotta, ma anche di chi sta dall'altra parte. Cioè viene riconosciuto la dignità di un comportamento fino all'ultimo nostro stare insieme contro la legge Saccardi, una delle cose più infami di cui parleremo domani. Ciao Lorenzo. Beh, molte cose sono state dette anche dall'intervento precedente. Ovviamente noi rappresentiamo un pezzo della società, quella che difendiamo agli sfratti, che è occupante, che è un pezzo della società che subisce in prima persona la crisi, per cui non entro tanto in cose già dette che sono sacrosante e giuste. Credo che sia un appello condiviso su quest'infamia dell'articolo 5 del decreto Lupi, che è veramente una roba offensiva, ma non solo per una questione di rispetto della Costituzione o di diritti minimi, è offensiva per la dignità delle persone, perché qui ci sono negli stabili occupati decine e decine di migliaia di donne, uomini, bambini, che pensate non possano neanche iscriversi nelle scuole. Abbiamo dovuto fare delle battaglie con i circoli didattici per costringere le scuole a iscrivere i bambini, perché poi siamo stati educati in un modo alcuni anni fa, e questo mi dispiace anche a me, che Mencini si andava via, perché ha rappresentato la regione toscana per l'ultimo baluardo di democrazia che c'era rimasto, un minimo, un briciolo di democrazia, che invocava e avvocava l'insieme dei diritti sull'integrazione, sul fatto che siamo l'unica regione che non ha aperto e ospitato lager per migranti. Cioè abbiamo fatto tante conquiste che piano piano nel corso di questi anni vediamo levarci pezzettino per pezzettino in un grande smantellamento globale, che non è solo una questione legata all'economia, è in parte legata all'economia ed è in parte legata al cambiamento della politica, perché due cose bisogna dirle. E questo, siccome sia io che Vincenzo, vediamo che altri, qualcun altro qui dentro, veniamo da Firenze, abbiamo conosciuto prima gli altri soggetti, gli altri operatori, abbiamo conosciuto prima le pratiche quello che ora è il presidente del governo. Cioè noi vediamo che questo modello di impostazione politica è autoritario, arrogante, è che è legato, non è vero che non è legato al circuito finanziario internazionale. Fo degli esempi. Uno, noi ci hanno cambiato il piano urbanistico, hanno approvato il piano regolatore, che Renzi, quando è stato eletto sindaco, aveva detto: noi volumi zero, non regaleremo più niente alla speculazione. Bene, nelle scorse settimane, dentro un disegno strategico, la città di Firenze è stata consegnata per intero, territori interi, alla grande speculazione. È stato già deciso, anche noi abbiamo degli stabili occupati, o per esempio moltissime caserme in disuso, è già stato deciso cosa fare. Non c'è una caserma in quella città che vada per sfrattati, senza casa, ma manco per giovani coppie. Cioè tutto verrà consegnato alla speculazione, per cui i disegni quadri questo tipo di impostazione politica sono i disegni che praticamente sono quelli di sempre, solo che nascondano un tipo di linguaggio che è terribile. E per chi fa le battaglie in prima persona ogni giorno, vede l'incattivimento reale delle cose, perché vede servizi sociali che non funzionano e che diventano da strumento di aiuto alla persona, a strumento di controllo della persona. A analizzare le famiglie e guardarle dal punto di vista non sociale, ma non sul linguaggio della solidarietà e del mutuo aiuto e del mutuo soccorso, ma dal punto di vista offensivo della psichiatrizzazione del nucleo familiare,
dell'offesa continuata, e questo è dentro un tipo di campagna, di logica, per cui scuola, lavoro, casa, oggi si dà solo a chi merita, nel senso che non c'è uguaglianza, non c'è solidarietà. Chi riesce a conquistare un posto in questa società riesce a ottenere il lavoro, riesce a ottenere voti, diciamo, buoni a scuola e dentro un certo tipo di... è la meritocrazia la questione del governo Renzi, la questione principale, e anche la casa popolare si dà a chi avrà un certo tipo di comportamento. La funzione della legge Zaccardi in questo quadro è una questione devastante, perché noi che insieme all'Unione Inquilini, insieme a altri movimenti, avevamo fatto una battaglia legata alla morosità incolpevole, sul fatto di riconoscere la prima volta nella storia, avevamo vinto, avevamo detto porca miseria, c'è una crisi, la gente non ce la fa più a pagare gli affitti, bene, punteggi per tutte e tutti. È arrivato questo tipo di categoria politica e in 5 minuti sono stati capaci di distruggere quello che avevamo conquistato in anni, e non si parla di occupazioni di Stato, si parla di morosità incolpevole. Nessun, per cui anche questo discorso bisogna fare, è giusto fare le case popolari, siamo noi primi a dire. Il problema è che la maggioranza delle persone che oggi sono in graduatoria non hanno diritto all'accesso alle case popolari perché sono escluse, perché inseriscono solo chi decidano loro in funzione di criteri meritocratici, e tutto questo fa schifo, e tutto questo è il tipo di operazione governativa che sta andando avanti oggi. E questa è la prima questione. La seconda che vi pongo, e sono vivamente preoccupato, che contemporaneamente allo smantellamento dei diritti, di questioni basilari, ripeto, si parla di residenze, di tariffe, di acqua, di luce, cioè del minimo, sono andati avanti anche nei territori, e credo che ognuno l'ha visto, chi in modo particolare nel nord Italia, ma anche qui, anche probabilmente andava avanti un tipo di negazione, di questioni di negazione delle libertà di manifestare, di occupare, non si parla di case popolari, non è nostra pratica, e questo lo sapete benissimo, ma di occupare stabili. Qui non fanno fare più nulla a nessuno. Noi ci siamo ritrovati due pomeriggi fa in una piazza, in un centro di Firenze, con intorno 120 donne e bambini, intorno 400 poliziotti e carabinieri in assetto di guerra. Questa è la realtà dell'oggi, perché fare un certo tipo di manifestazione in una piazza immagine del Presidente del Governo non è più tollerato, e questo non credo sia un problema solo fiorentino, è un problema che preoccupa, che pone delle questioni serie sulla libertà, che pone delle questioni serie su tante vicende. Guardate, delle cose le ha dette anche il segretario dell'Unione Inquilini e anche il presidente Zunia, oltre alla compagna precedentemente. C'è una campagna, io guardo delle trasmissioni alla televisione che sono quasi da denunciare per l'istigazione all'odio razziale, cioè si pone dei problemi nel modo sbagliato, si affrontano nel modo sbagliato. E sono, e questo è anche, io vedo qui c'è una, nell'assemblea del Movimento di Lotta per la Casa di Firenze, che sono aperte, che ci sono centinaia di persone, ci sono tantissimi migranti. E c'è la parte più consapevole, quella che in questi anni si è abituato a lottare in prima persona, come c'è ormai anche nei posti di lavoro, nel settore della logistica, nella fabbrica, ma anche nella scuola. Questo settore consapevole ha cominciato a addestrarsi, a difendere i propri diritti, a manifestare la consapevolezza di essere nel giusto, però stanno facendo una campagna di divisione che fa schifo, ed è una cosa che noi bisogna fare, recuperare, perché è una campagna che non ci aiuta, perché noi si ricostruisce l'unità nella lotta, come si diceva una volta, su principi di eguaglianza che sono validi per tutti, su questioni che riguardano uomini, donne, di tutte le razze e di tutte le etnie. Per noi questo è fondamentale, perché su queste cose non si discute nemmeno, si fanno le cose per tutte e tutti, perché c'erano gli sfruttati di oggi, ci sono gli schiavi di oggi, e questo per noi è importantissimo.
finisco augurandovi un buon lavoro. Credo che il vostro cammino sia diverso dal nostro, perché siete un sindacato, noi siamo un movimento, però abbiamo camminato negli ultimi 15 anni insieme, soprattutto negli ultimi 15 anni, da molti anni prima, però negli ultimi 15 anni abbiamo stretto una forma di conoscenza e di reciprocità che sono particolari, che vanno oltre le differenze politiche, che coprono un comportamento di cambiare questa società alla base. Però il mio invito è a preoccuparsi di questo periodo, a fare sì che, e questo è un augurio di tutta la rete di abitare nella crisi a livello nazionale, a tutta l'Unione Inquilini, che si cammini insieme, si comincia a dare un movimento di trasformazione reale, no? A partire da tutto quello che succede, perché quello è quello di cui abbiamo bisogno un po' tutti, nella speranza che qualcosa cambi davvero. Grazie.